Allora, no, sorrido perché sembrerebbe che mi cioè, capitano tutti a me, no? No, non è così. State tranquilli, non è così. Queste sono le vostre disavventure. Allora, perché voglio fare questo video? È giusto anche per farvi capire che è tutto bello, è tutto tonto di bravi, insomma, quando le cose funzionano perfettamente, naturalmente sono tutti bravi. Il problema è quando incominciano ad esserci delle problematiche. Allora lì che si vede se in questo caso un gestore telefonico, un'attività, un qualsiasi servizio, insomma. E funziona veramente bene. Non so, prendiamo per esempio le assicurazioni. Com'è quell'assicurazione? Ah, oh, bellissimo, va benissimo, questo e quell'altro, perché magari fortunatamente non si è avuto nessun problema, quindi sembra che vada tutto bene. Il problema è quando capita qualche cosa, quindi quando dobbiamo andare a intervenire, quindi abbiamo bisogno di un intervento, in questo caso magari dell'assicurazione, allora lì incominciano magari ad esserci tante problematiche, come insomma io mi ricordo quando avevo il negozio di fotografie, mi rubarono quindi delle cose, naturalmente l'attività è coperta. E il problema è che quando sono andato a fare quindi questa denuncia, io ero assicurato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, la problematica, quel furto che mi capitò, non era coperta dall'assicurazione. E allora, prima capito, quindi prima andava tutto bene, bravissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Però quando ho avuto bisogno, ecco, in quel caso lì non coprivano. Quindi già è un feedback negativo. Quindi, per farvi capire questa problematica, ma questo su tutte le cose, andiamo in un ristorante, andate a mangiare, allora se trovate il personale gentile, ah, bravissimo, allora ci si torna, se trovate quello un po' stronzetto, questo, ah, gli mettete una croce sopra. Quindi, capite bene che le problematiche possono essere tantissime, come un prodotto, come Amazon. Per la cronaca, a questo mio amico è stato rimborsato, quindi se vi ricordate, insomma, una cifra molto elevata, è riuscito ad avere il rimborso, quindi magari riparliamo bene, prima ne parlavamo male, insomma, cambia, dipende da tantissime cose. E queste sono le vostre disavventure. Quindi magari in questo video, sotto questo video, lasciate i vostri commenti e le vostre magari disavventure, così magari prossimamente tirerò fuori. E vedremo anche magari se ci sono tanti altri gestori, quale problematica avete riscontrato voi. Quello che invece ha riscontrato questo amico voleva attivare la SIM di Coop Voce quando c'era questo bonus dei 30 euro. Questo parliamo di verso Natale. Ha fatto il suo ordine, insomma, dopo una settimana non era ancora arrivato, ha contattato naturalmente il servizio Coop Voce, insomma, gli avevano detto che questa SIM. Quindi questo diciamo è passato già nel 2022, i primi di gennaio, e contattandoli gli avevano detto: no, guarda che la SIM è stata spedita il 28 di dicembre. Allora, niente, aspettiamo, chissà dove sarà andata a finire. Il problema è che sta SIM non arrivava, no? Aspetta oggi, aspetta domani, insomma, eravamo arrivati verso il 19-20 di questo mese, quindi ieri, l'altro ieri, insomma, ha ricontattato anche tramite mail. E alla fine cosa gli hanno detto? Gli hanno detto, ah, guardi, le facciamo il rimborso. Ma sinceramente questo mio amico non è che non gli interessava il rimborso, insomma, questa spesa di 10 euro, gli interessava l'offerta perché aveva bisogno e voleva provare questa SIM Coop Voce sotto copertura TIM, sfruttare magari, visto che c'era questa opportunità di questi 30 euro di bonus, e quindi non gli interessava e non gli interessa tuttora ricevere i soldi indietro, voleva l'offerta. Però cosa succede? Loro in questo momento, visto che questa SIM si è perduta nel non so dove sarà andata a finire, loro cosa fanno? Si limitano solo a renderti i soldi e basta, al massimo vai a rifare nuovamente la richiesta della SIM. Solo che adesso non c'è più quel bonus dei 30 euro. Ecco, questo diciamo che è una cosa che non va bene. Allora, se c'è una problematica di questo tipo,
probabilmente si dovrà intervenire. Tra virgolette, l'errore, che poi non è un errore, è quella di aver ordinato la SIM e farsela spedire a casa. Forse se, e molto probabilmente, se si fosse ordinata la SIM e magari si fosse andata a prendere direttamente alla Coop, questo problema non sarebbe successo. Però non tutti hanno la Coop vicino a casa, quindi chi magari non ha la Coop vicino a casa per forza di cosa deve ordinarla e farsela spedire. Io non so, forse un consiglio, magari provare a andare, insomma, magari con l'ordine, quello che c'è, se si ha la possibilità di farlo, di prendere, insomma, tutta la documentazione dell'ordine e andare direttamente alla Coop e andare almeno parlare a quattro occhi con una commessa, una persona, spiegargli la motivazione, insomma, spiegargli quello che è successo e provare a vedere se è possibile ricevere già lì, perché tanto se lo ordinate, la SIM la ordinate direttamente alla Coop, ve la danno immediatamente, e vedere se riescono a inserirgli anche all'interno questa offerta che era stata fatta. Insomma, visto che voi avete una documentazione, hai una documentazione in mano di questo ordine, se hai la possibilità prova ad andare alla Coop e vedere un po' cosa ti rispondono, se è fattibile questa cosa qui. Bene, fatemi sapere nei commenti tante altre magagne, come vi ho già detto. Noi ci vediamo nel prossimo video, poi tra poco parleremo di Iliad, lo sapete di già se ne parla, però vediamo un po', aspetteremo questa offerta della linea fissa, cosa ci daranno, questa rivoluzione, la nuova rivoluzione sulla linea fissa, e poi ne parleremo. Quindi, se non l'avete fatto, iscrivetevi sul canale per rimanere aggiornati su tutte le tariffe, le promozioni, nelle novità, tutto quello che riguarda la telefonia, naturalmente lo trovate qui. Il solito saluto ai nuovi vecchi iscritti e il solito abbraccio che mi vuol bene. Ciao ciao da Tito!